Ma io poi mi chiedo perché Coco poi mi dà la linea, anche sapendo che magari non c'è nessuno, visto che oggi c'è la seconda di Sanremo, arrivato al 72esimo Festival della Canzone Italiana. Allora, ho deciso di non guardare Sanremo, per me finisce qua Sanremo, questa 72esima edizione, dove tra l'altro il mio amico che è sparito da 9 mesi, sindaco grande Savoldi, lo saluto perché ha collaborato anche per la prima Notte Web Radio con Gabriele, tra cui collaborerà anche in formato webmaster, sembra solo. Peccato che non ci fa più gli stacchi promo, vabbè, pensaci comunque, però meglio che nulla, come webmaster, grazie anche alla Rete Liguria ovviamente, il nostro Boditaro, sempre onnipresente, www.istitutosoleluna.it, potete anche ascoltarci in diretta, con tanti canali, anche su TuneIn, anche su Spreaker e poi anche ovviamente l'altro mio canale tematico, Radio Panda TV, eccetera, anche su Anchor.fm. Poi ci ascoltate su Spotify, scriveteci, contattateci, la mail valida fino a fine marzo, direttore, che è poi il sottoscritto, dovete scrivere però a questo indirizzo esatto, non fate confusione. Ovvero Maurizio Lodi, direttore, @gmail.com. Va bene? Non lo ripeto più, l'indirizzo email per eventi, pubblicità e io sono qua. Già. Oggi faremo il notturno, bah, almeno ci provo, dopo 19 ore di dirette, arrabbiature, scontri, diretti non marketing, siamo sempre qua sul pezzo, tra un po' sarà carnevale ovviamente, sì, tra un po' mi vestirò, ma da quale maschera? Non lo so, intanto l'Italia anche nei parchi dovrà usare, indossare come nei servizi pubblici, che cosa? La mascherina. Io comunque sono in sciopero del silenzio e voglio ascoltare lei per sentire cosa ne pensa. E allora diamo la parola alla regia Evaristo per vedere se Città di Castello è pronta. Intanto magari sta seguendo con Mario chi, che cosa, quando, come, perché. Adesso vai pure che glielo chiediamo. Già. Facciamo un break, così magari ricordiamo anche Radio Val, che non c'è più per ora, poi mai dire mai. Intanto Maurizio DJ Delfino, che sono io, editore di Note Web Radio, salutiamo anche gli amici di Radio Eco One, in AM, ampiezza modulata kilohertz, e anche in FM, tra cui anche Radio Eco One con radiomodulazione special. E a proposito, Studio 1, come mai che la memoria fa un po' tricche tracchete ballacchete? Allora, mi hai fatto un po' di confusion, Antenna Ovest era una situazione, Teleradio Star era un'altra, e quella che dicevi tu che trasmetteva su 1494 kHz in ampiezza modulata era Radio Amica, che poi ha cambiato tanti nomi, eccetera, ed era Bologna, in via Brocchindosso, che tra l'altro poi abbiamo fatto anche per Hackathon, eccetera, qualcosina, alla Sala del Silenzio, pagando, ovviamente, la conferenza, eccetera, ma ne faremo tante altre, se non ci cade un colpo in testa, sto scherzando. Intanto, a Sasso Marconi, e luce fu, abbiamo di nuovo la luce, mi avete visto in diretta anche su Facebook, grazie a Serra che non capiva cosa stava succedendo, nemmeno io. Intanto stanno arrivando i messaggi, potete chiamarci in diretta anche, 345-100-3900. Bene, allora siamo pronti, ai posti di partenza, via. Io vi ricordo che oggi, oggi è il giorno più di ieri, non lo so. Oggi è il 2 febbraio 2020.
22. Seconda trasmissione di Notte Web Radio, trasmissioni test, e oggi che dire? Eh sì, 21 e 32 minuti primi, 26 secondi, 49 decimi, per coloro che ci ascoltano in diretta, Notte Web Radio, già, è così. Ci ha lasciato anche Monica Vitti, pensate un po', ha raggiunto il mondo spirituale domani pomeriggio, tempo permettendo, dopo la diretta mondiale, dalla Sala Bianca a Bologna, ovviamente con la Turita, c'è il premio a Riccardo Pazzaglia. Al pomeriggio parleremo di lei, ovviamente dopo una sosta, perché io sono un treno accelerato, però l'età è quella che è, mi scuso con tutti, anzi sto cercando dei collaboratori a pagamento gratuito che ci dia un sostegno, e c'è da dire questo, parleremo di Monica Vitti. Magari ne possiamo parlare anche nel notturno day, 345 100 3900. Evaristo, puoi aprire le linee telefoniche? No, quanto te lo dico io. Allora, facciamo un break, qualche stacchetto, che ricordiamo gli stacchi, se uno non mi ha ancora ascoltato, su Anchor.fm, Spotify, Radio Val, che la salutiamo come Radio Due Torri. Vai regia! Questa è Radio Val Italia. Questa è Radio Val Italia. Questa è Radio Val Italia. Radio Val Italia. Nuove tecniche di trasmissione. Sì, è proprio così, prove tecniche di trasmissione. Probabilmente saremo anche per 300 anni, trasmissioni sperimentali. Siamo in diretta mercoledì 2 febbraio, Ieri era martedì, c'era la prima del Festival delle Canzoni Italiane nel Teatro Ariston. Noi siamo nel backstage, E qui è il notturno dei signori di Notte Web Radio. Abbiamo salutato tutti, Televallata, Radio Budrio. Un super forte abbraccio all'editore di Radio Vetrina, Live Web TV, Web Radio, i brividi. Ho avuto una notizia non tanto simpatica, probabilmente per un tot di tempo, io mi auguro brevissimo. Coraggio, 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 supererai anche questo. Auguri all'ospedale. Le trasmissioni di Radio Vetrina, anche insieme a lui che collaborerà con me, non so come, non so quanto, non so perché, caro Rete Liguri, il nostro webmaster, vedi quello che possiamo fare con l'Australia, con Bismarck, Giuseppe, ci devi raccontare tante cose, non solo dell'Australia, della regione Sicilia. Salutiamo Fabio, il nostro notturno day, che ritorneranno le repliche. E poi, va bene, coraggio. Radio Vetrina Live, io sono l'ambasciatore, molte trasmissioni, molte registrazioni andranno con Notte Web Radio, sperando che Riccardo si riprenda l'editore al più presto, anzi prestissimo, Fateci sapere qualcosa, scriveteci, Maurizio Lodi, editore, no scusate, quella arriverà prossimamente, la mail per contatti, e scriveteci se sapete qualcosa di Radio Vetrina Live Web, scrivete a Maurizio Lodi direttore @gmail.com. Ed ora iniziamo il notturno day, se la volta buona, ecco. Allora, caro Evaristo, hai perso il numero di Maria Grazia? Oh santa pazienza. Allora, vabbè. Allora, vado io a questo punto, non so. Intanto è arrivata in studio la Nicola, Sharon, la Jacqueline, che era in la vacunzina a fare i soliti fiori di zucchetto, una bontà. La Urla, che poi più tardi assoggerò con il formaggio. E questi sono canali tematici, non fate confusione. Perché molti speaker fanno confusione? Perché non riascoltano nemmeno le nostre trasmissioni. Perché io vi vedo, cari speaker, non ascoltate le nostre trasmissioni, sia del sottoscritto, sia quelle in passato e anche quelle di Studio 1, altrimenti non ne facciamo più. Facciamo come altri emittenti, che mandiamo dei pre-registrati.
Non so se vi rendete conto, ma studio 1, il sottoscritto e altra gente fa fatica, perché noi non abbiamo copioni. Vengono errori spontanei. Cioè, è comodo avere i copioni, senza far nomi e cognomi, come Checco, che chi è Checco? È l'ospite che dovrebbe salire al teatro Ariston, Ecco, intanto in questo momento ho un monitor davanti, non volevo vedere Sanremo, ma... Allora, c'è Amadeus, il presentatore. Ecco, ecco, Checco, sta andando Amadeus su e giù per le scale, come Adrianin, che andava su e giù per l'armadio, ve lo ricordate? Oh, cosa ha avuto Kfaga? Avag so e zo per l'armeri. Eh sì, perché Coco è della rete Ferrara, nella sala Bottoni. Signori, queste note web radio, Checco Zalone, l'ospite, è in mezzo al pubblico del teatro Ariston, che non sono poi tanto favorevole. Ecco, con questa pandemia, scusate, posso aprire una polemica, almeno il distanziamento invece sono tutti attaccati. C'è un fitto di poltrone in platea, ma anche giù, e c'è anche Checco Zalone. Non so cosa stanno dicendo, comunque dopo sentiamo Maria Grazia, Mario e tutti gli altri ospiti. 345 100 3900 anche per commentare se vi è piaciuto la puntata di ieri di Sanremo della serie Chi l'ha visto, che fa molto, mi manda Rai 3, oppure quella di questa sera, che in questo momento, visto che siamo in diretta, c'è Amadeus con questa giacca color blu, rosso amaranto, viola, non lo so. Intanto c'è anche le forze dell'ordine che stanno accompagnando Checco Zalone al backstage. Dove sta andando? Sta uscendo? Jacqueline, dove sta andando? Aiuto! Ecco, si è perso. Ecco, Checco Zalone con la steadicam sta andando nei matti. È arrivato anche un po' qualcuno che fa luce. E sia luce, perché qui a Sasso Marconi, dove siamo noi, cioè non c'era nemmeno la luce, avete visto su Facebook, che ridere, grazie a Alessandro Serra che mi segue nella chat. Comunque Riccardo, riprenditi, Radio Vetrina Live continua anche senza di te, hai dato tanto e continuerai a dare, non preoccuparti, riprenditi, coraggio, coraggio da tutti noi di Noti Web Radio, di K Radio, di letteralmente del giornale, siamo vicini a te, ok? Io come figura di ambasciatore, auguri, auguri, auguri. Sta piangendo, è commosso? Perché dicono, piangono tutti, io non so, non l'ho mai seguito Sanremo, piange anche lui, non è commosso, ma va bene. Va bene, allora, mentre che teniamo un po' il volume, ecco, chi è che mi chiama, chi mi cerca? Un attimo in attesa, ci vuole calma. Maria Grazia Ciarlo, la chiamo io allora a questo punto, perché non lo so Coco, in regia cosa dice Evaristo dalla rete di Bologna? Lo chiama se no il webmaster della rete Liguria, non so la Jacqueline, io sono in sciopero del silenzio, non lo so. Ecco, il minimo dice Checco Zalone e io dico invece che è il massimo perché ho Maria Grazia in linea. Grazie, lo dice anche Checco Zalone, non è che ha magari un auricolare che ci ascolta le nostre trasmissioni, sta urlando. Ma si sente? Ma che bello. Quante cose c'è da dire al Teatro Ariston, Sentiamo lei invece. Cosa da dire? Ovviamente Maria Grazia, Ciarlo. E le linee vanno, perché con queste prove tecniche del 5G, ecco, non andava neanche i rafforzatori delle apparecchiature del Super Green Pass oggi, adesso domani poi mi sento da che parte piovo, chi gestisce le applicazioni, però non mi piace parlare di questi argomenti. Alla faccia dei controlli, qua su e giù, e siamo le solite, Maria Grazia come stamattina non risponde, e vediamo, forse ce la facciamo, siamo in diretta, Maria Grazia, pronto? Sì. Eccoci, benvenuta. Allora, grazie anche a te di essere presenti in queste giornate complesse e difficili, eravamo rimasti al buio, mi hai visto nella diretta di Facebook sua Sasso Marconi? Dopo le mie segnalazioni sono intervenuti. Se no. Sì. E luce sia, come la luce del teatro Ariston, dove Mario. Gianino si è ingraziato, magari.
Sì, aspetti, è un optional il ringraziamento. Allora Mario, sta guardando la seconda del 72esimo Festival della Canzone Italiana? Passamelo un po', perché c'è Checco Zalone che sta cercando di bere dell'acqua o della fontaine. Allora Mario, Ciao. ciao, bello, buona serata, caro. Ma imprenditore, finché c'è la possibilità, anche se sei in pensione, tu sei sempre lì a lavoro, a travaillé, come io, 19 ore al giorno, ma ti rendi conto? Ma chi me lo fa fare gratis? Ragazzo, allora, com'è andata la prima di Sanremo, che io non so nulla? Ah, pensavo che gli avevi dato fuoco. No, no, Ah, è ancora lì la televisione? perché non l'ha accesa, No, perché c'ho. ascolta, se ti fanno arrabbiare, vieni qui a Ferrara, perché oggi sono a Ferrara, poi prima ero a Sasso Marconi, poi a Bologna, non lo so nemmeno io dove sono. Ho degli estintori, così se va fuoco a Città di Castello è tutto a posto con gli estintori. Allora, c'è. L'ho Dimmi. acceso tardi, era di confirmare, è già iniziato. Guardo, già iniziato, guardo quattro cavolate e basta. Sì, ma intanto lo share e gli ascoltatori, anzi i telespettatori, solo in Italia, 4 milioni, Sanremo, prima serata, incredibile, che me ne hanno detto in tutti i colori, da un asset. Ormai è un'abitudine, una, che ne so, Ma scusami, il teatro un'abitudine. dell'Ariston, tutti i fiori sono scomparsi, li hai regalati a Maria Grazia Carlo, secondo me. Scusa, scusami, perché. Infatti una volta era bello perché c'era tantissimi fiori. Bravissimo. Adesso ci sono niente. Ma lo sai da dove arrivavano quei fiori? Da dove arrivavano? Dalla Francia penso, perché a Poi, Sanremo c'è. poi, poi. Dall'Olanda, Bravissimo. Ascolta, io arrivo subito, prendo un deltaplano per Città di Castello, prendo l'autostrada, anche perché siamo rimasti al buio prima a Sasso Marconi. ah sì? Comunque, 3 ore e 18 minuti, 27 secondi, 49 decimi. Caro Mario, vuoi dire che ore sono? Perché prendiamo ora le telefonate 345-100-3900, che io voglio sapere il parere di tutti in questa notturna day di Note Web Radio. Allora, che ore sono? 10:15. Vedi, 10, abbiamo i 9:46. suggeritori. Mi sembra essere a teatro, ti ricordi col suggeritore come si usava il vero teatro? 9:46. Dimmi, ci mangiano le parole, come mai la stanchezza, forse? Allora, dimmi, mo, raccontami com'è andata la prima del 72esimo Festival della Canzone Italiana. Poi ti faccio una domanda, Non l'ho vista, l'ho aperta solo adesso. Beh, allora sei saltato. Ieri sera me la sono Allora, vista. parliamo di cose serie. Facciamo un applauso insieme a Maria Grazia, al figlio che hai, tipografo, e ti alzi in piedi sia per Riccardo, che conosce bene Maria Grazia di Radio Vetrina, io sono l'ambasciatore. Sì, non volevo dirlo, comunque. Diciamo coraggio, tutti in piedi, le trasmissioni andranno sia a potenza ridotta, le trasmissioni in diretta con lui e Virzi dall'Australia e io ogni tanto che collaboro, modero, eccetera, verranno sospesi per un tot tempo che può essere 15 giorni, non diciamo il motivo, attenzione, siamo in diretta, per 15 giorni, un mese e mezzo, speriamo che vada tutto bene. È già in un anno e mezzo, già la terza volta che succede. Speriamo che. Allora, tutti in piedi, ci vorrebbe una preghiera, ma diciamo ad alto volume, coraggio, Riccardo, che sei la nostra forza. Coraggio. Coraggio di Carlo. Ecco, coraggio. Ripetetelo perché si sente male, ragazzi. Cioè, si sente molto male oggi le linee. Allora, il figlio c'è?
Vuoi... No, c'è mia figlia. Ecco, io voglio sentire un bel coraggio anche da tua figlia. Ok. Che coloro che ci ascoltano tramite Note Web Radio, facciamo un applauso a lui, a Riccardo. Riccardo, Coraggio, brava, brava. Me lo ripeti? Riccardo. Di Radio Vetrina Web TV, l'editore, che purtroppo è una situazione un po' particolare. Dopo 19 ore che avanti e indietro, tra riunioni, incontri, arrabbiature, ho avuto questa sera anche questa news. Tu sei giovane? Me lo ripeti? Me lo ripeti? Coraggio? Coraggio, Ecco. Allora, salutiamo Radio Vetrina Live. Carissima, ecco, Riccardo. mi ricordi il nome, Maria Io sono Grazia? Maria Grazia Ecco, e mia Maria figlia si Grazia, chiama. passami tua figlia che ho ancora bisogno, devo fare una domanda. Tuo Maurizio. nome? Tamara. Carta d'identità? Partita IVA? Va bene, dai, una battutina nel notturno day ci sta. Se no, qui ci viene latte alle ginocchia. Ho una notizia altra triste. È un periodo tra defunti. Allora, ciao radio, è l'editore che io non credo ancora che è potuto succedere. Per me è ancora viva. La sentiamo anche sulle frequenze di K-Radio, Note Web Radio. Ciao radio. La frequenza, la voce, nell'etere di Lucia Marques. Purtroppo è morta anche Monica Vitti. Ti ricordi chi è Monica Vitti? Ma tu sei un fenomeno! Ma che fenomeno number one station! Cosa ti ricordi di Monica Vitti? Quale film? Adesso andiamo un po' troppo sullo specifico. È un'attrice non solo nazionale, italiana, ma ha lavorato con Alberto Sordi, con chi? Con chi? Dai, su, dai, il 1980 è una standing ovation, perché ne hanno parlato anche a Sanremo, cioè l'hanno solo ricordata. Ecco, invece io domani pomeriggio, dopo la diretta, domani con la Turita che è un premio, saremo a Bologna, se volete venire, alla Sala Bianca alle ore 10, se non ci cade un colpo in testa, se Coco dalla rete di Ferrara non sa gonfiare o mette su le catene, spero che non ci sia la neve. Saremo in diretta domani mattina alle ore 10. Bene, non si dormirà stanotte, ovviamente. Allora, prima dal backstage eravamo in stand ovation e si è parlato proprio di lei, Monica Vitti, che è scomparsa a 90 anni. Ma noi ci arriveremo a 90 anni? Chissà, Ricordami il tuo nome? che mangi meno ciasi di Maurizio. Mi passi tua figlia? È possibile Sì, ci sono. che... Ricordi il tuo nome? Sempre Maria Grazia che oggi vuole anche dire, ma devi mangiare meno. Ma sapessi che in Lava Cuisine la Jacqueline mi ha preparato i fiori, ecco, i fiori di Zucchetto ai formaggi. Ma vi rendete conto? Ma so che tu Cioè, sei abbastanza magro da tenere purtroppo. tutte queste cose. No, perché purtroppo, tutta invidia la nostra. Vabbè, ma sai, io e Studio 1 sembriamo staglio olio. Ecco, però noi siamo Speedy Gonzales. Se tu ci vedi a girare, camminare, noi siamo dei treni accelerati, non treni merci. Hai capito? Comunque, la standing ovation, accompagnato con le parole cui Amadeus ha ricordato l'attrice, in un modo molto, vabbè, forse per questioni di tempi, il rispetto c'è stato, è stata una grande donna, ma non ha detto niente. Io domani proverò a fare un'infarinatura. E cosa ti ricorda di questa grande attrice che ha fatto la storia del cinema? Scusa, cosa ti ricordi? Ci ha fatto piangere tanto vedere i suoi film, Ci ha fatto pensare, riflettere come una certa S, che la vogliamo tra di noi, come una certa A, Anna. Non facciamo nomi e cognomi, un certo G, un certo G7,
Savoldi, un sindaco, li abbiamo persi questa gente. Io vorrei sapere perché, che non sanno ascoltare, hanno perso i nostri numeri telefonici e Facebook, io non lo so. E Monica Vitti ci ha fatto anche tanto ridere a teatro, al cinema, eh? Ha fatto ruoli comici, ragazzi, una rarità. Ma ne parleremo domani pomeriggio, eh? Se non ci cade un colpo in testa. Io ti lascio, una buona serata, un abbraccio, una stretta di mano anche a tuo fratello, il tipografo. Eh? Ricordiamo il nome. Filippo. Bene, una stretta di mano anche a Mario ed ora è il turno di lei, Maria Grazia Cerlo. Ciao amico, abbandonata. Sì, tu sei abbandonata, hai avuto qualche problemino anche te di salute, come io ieri l'altro e stamattina, ma io però sono sempre in diretta, moderando eccetera, un gran forte mal di testa, io non ho capito cos'è questa storia. Ma anch'io, ma tanto mal di testa. Ma ok, salutami la Jackie e digli di avere pazienza ancora. Sì, no, è vero, armati di buona pazienza, infatti dovevamo giocare a tombola. Tra un po' chiameremo anche la nostra amica che ti vuole salutare. Sì, adesso te la chiamo perché... No, ti chiamo un'altra esperta, perché voglio parlare di razzismo, perché non deve essere una Lorena Cesarini, cioè tu sai, la conosci questa VIP? Perché tutti sono VIP, a Grande Fratello, nessuno sa nulla di questa gente. No. Chi è Lorena Cesarini? Chi è Lorena Cesarini? Cesarini, chi è? No. Allora, posso dirti che è nata a Dakar, da madre senegalese. Il padre però è italiano. È vissuta a Roma, vicino a casa tua, insomma, verso il Colosseo, insomma, giù di lì, non dico altro, per evitare ABCD. La pelle scura? Sì. Ci sono stati insulti nei social. Perché? Perché Facebook non segue gli algoritmi. Io farei fare due righe alla Commissione Europea, mi spiace, ma Facebook scappano via tutti. Una bella multa ci starebbe bene a Facebook. Mi dispiace. Allora si è scatenato un pandemonio su lei, insulti razzisti. Ma il vero razzismo, secondo te, cos'è il vero razzismo? Arrivati al giorno d'oggi con baby gang, anche di notte che non ti lasciano dormire, non lo so, cos'è il razzismo? Io vorrei sentire anche Cristina. Disprezzare una persona che non è della nostra cultura, no? Del nostro colore, della pelle. Allora, se la persona è debole, tra lacrime, si può affidare a che cosa? Ad alcune parole. Ma il vero razzismo, noi potremmo fare un libro, anche se è una cosa molto delicata, è l'importante porsi anche dei perché, dei per come e dei per che, ovvero andare verso la libertà. Cioè, hai capito? Ecco, la libertà dei pregiudizi. Ecco, io vorrei lavorare su questo. E può essere, anche tu lo puoi sostenere con Cristina, nel nostro nuovo giornale elettronico che uscirà 2-3 volte all'anno, magari adesso vediamo in formato elettronico cartaceo, ce lo richiedete e magari con un sostegno comprate qualche libro tramite Amazon, ci metteremo d'accordo, magari se vuoi partecipare anche tu, è un po' privé la situazione, comunque nel consiglio direttivo vediamo un po', eh. Ok Maurizio, ti lascio cenare, hai mangiato? No, negativo, ancora no. Allora mangia. Allora salutiamo Mario. Mario, ti saluta. Un forte abbraccio, buon Sanremo, beati voi, io lo vedrò all'ultima puntata. E ora voglio sentire la mia amica, spero che esse mi ascolti.
anche se so se ha bannato alcuni, compreso il sottoscritto, bah, senza ragione, senza saper ascoltare. Come? No, S. Ecco, può essere Davvero? Stefania, può essere Samantha, una certa S ha bannato Studio 1. Ecco, io mi fermerei qui, qua, perché stanno Brava, fai arrivando le bene. telefonate, 345-100-3900, potete intervenire in diretta. Oggi l'argomento è proprio il razzismo. Se poi vi disturba l'argomento, parliamo di Sanremo, qualcosa di più frivolo, del Grande Fratello, se no vado a mangiare le beh, lì, sì, è arrivata. È arrivata con le fritelle, signori. La Jacqueline, allora, c'è Maria Grazia, è contenta, senti. C'è Maria Grazia, Mario, saluta con le fritelle, sono calde e belle e buone. Saluta Maria Grazia. No. Ciao, Saluta Maria Grazia, si sente Mario? Saluta? C'è Mario? C'è non me ne Mario? frega niente. Ah, perché sta guardando il Grande Fratello VIP Radio? Sai perché? Perché c'è la Lulu. È arrivata la Lulu. Sai chi è la Lulu? È tutta gente VIP che non si sa neanche chi è. Allora è arrabbiata perché c'è Lulu. C'è la valletta di Corrado Mantoni. Come si chiama la valletta? Miriana Trevisan. E poi c'è quell'altra attrice che è questa qui. È Quella che sempre stai. quella che è sempre stata. È arrabbiatissima la Jacqueline perché è un freddo delle mille e una notte. È rimasta al buio. Cioè, no, Maurizio, è rimasta al non buio la abbandonare Jacqueline. perché se no non si fa più le frittelle. Ma sono di una bontà, c'è un profumo qui. Ascolta, parla un po' te che io sorseggio un po' di vinello all'ambrusco. Oh, mamma Eh mia. sì, ci vuole, ci Ma vuole. davvero? A te la parola. Non mangiare tanto perché sono già le 10 e poi dopo non digerisci e non dormi. Siamo in diretta, senti un po' che ore sono, eh. Ma Sono come le 1 e sono? 22 e 8 minuti. La temperatura è 24,3 gradi centigradi. L'umidità è 20%. Ma Mario, scusami, perché io l'ho detto a Catiusia, sono quasi 8-9 mesi che devi aggiustarmi l'orologio. Sono le 22:00, 04 secondi e 39 decimi. Non sono le 22:08. Dai, salutate ragazzi, che è tardi. Ciao Maurizio, ciao a tutti quelli che ci ascoltano. Buonanotte e buon riposo. Tutto qui? Non hai qualcosa da Ma comunicare? in particolare saluto e c'ho un bel ricordo di Riccardo, una persona veramente molto speciale e ho una grande stima di lui. Io mi auguro che il professore, l'assistenza medica lo seguono giorno e notte. Sì, ma Spero lui è che. forte e coraggioso, ce l'ha fatta. Eh sì, è come me, come Studio 1, che veramente, quando noi abbiamo il fiatone, anche la Jacqueline dice, ma come mai il fiatone? Eh beh, certo, non abbiamo 30-40 anni, purtroppo, e siamo in Bravo. pochi. Grazie, un bacione, grazie, Ciao, buonanotte. buonanotte, ciao ciao. Bene, il nostro notturno continua, 345-100-3900, potete intervenire, Note Web Radio, editore Maurizio Lodi. Cadono le comunicazioni, mi dicono che devo andare a mangiare. Pronte le frittelle? Eh sì, con il formaggio e l'ambrusco. Ciao a tutti, alla prossima. Buon festival oppure riascoltate le nostre trasmissioni, forse è meglio. Grazie, vi aspetto domani mattina, in diretta mondiale da Bologna, dalla Sala Bianca per la Turrita, il premio Turrita con Riccardo Pazzaglia, Teatro dei Burattini. Suo padre era Demetrio Presini in Piazza Trento Trieste, ma non solo. Ne parliamo domani mattina, forse lo intervistiamo, anche il sindaco. Già, già. Buonanotte a tutti, buongiorno, buon pomeriggio, buonasera, è stato bello.
Alla prossima, ciao a tutti da Maurizio DJ, grazie a Webmaster, lui Boditaro, Mauro, lui dov'è? È lì, dove c'è Sanremo, due passi dalla rete Liguria. Buonanotte a tutti, grazie, 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 grazie a Cocco dalla rete di Ferrara e ovviamente grazie a Evaristo, grazie, grazie, mandiamo qualche stacco di Radio Val, ma sì, sì, ciao a tutti, alla prossima Notte Web Radio, anche su Facebook e anche sui gruppi, su Facebook, iscrivetevi, saluti a Televallata, baci e bracci a lui, Riccardo Ronchetto, editore di Radio Vetrina Web TV, e poi Radio Budrio, ciao radio, chi ho dimenticato? Magic TV, saprete tutto dal 21 marzo 2022, per informazioni www.soleistituto, beh è ovvio, è così, siamo in prove test, istitutosoleluna.it, vabbè, da lì saprete tutto, anche come fare, iscrivervi, il giornale elettronico, volete collaborare, scrivete Maurizio Lodi, direttore, @gmail.com. Grazie, i migliori saluti e alla prossima! Radio Val. Prove tecniche di trasmissione. Questa è Radio Val Italia. Sei su Radio Val. Radio Val. Prove tecniche di trasmissione. Cos'è che dice? La Befana. La Befana. Viene di notte. Con le scarpe tutte rotte. Sì. E poi? Ascolta, cioè, non hai scritto in chat? Non ti ho visto? Pronto? Niente. Maurizio. Non, perché non hai scritto in chat? Cioè, o è Facebook, è Matt? Io non lo so. Anch'io ci capisco tanto. No, qui non si capisce più niente, Maria Grazia. Ma niente di niente. Una mia amica ha fatto la prima dose di vaccino e è morta. Notizia di mezz'ora, 40 minuti fa. E... Che tipo? Ah, non te lo so dire. Domani, soprattutto l'età, non so nulla. È una che faceva teatro a Salso Maggiore. Per quello che voglio sentire il tuo parere in chat, è stato detto. Ma sì, sì, siamo messi. No, ma siamo messi male. Ah, malissimo. Malissimo. Tuo marito lo sa bene almeno? Sì, sì. Ha già fatto il secondo o no? Sì, sì, abbiamo fatto il secondo. Gli hanno dato il Green Pass? Sì, No. No. Non ancora. Beh, uno che fa responsabile autotrasporti, che può capitare anche una riunione, andare in giro. Boh, non ci capisco più niente. Niente, non ci capisco più nulla. Vabbè, sai che ti dico? Che io adesso chiudo baracca e burattini, vado a fare la colazione notturna con le raviole. E non lo so se c'è la marmellata, boh, devo chiedere, perché allora dove è andata da qui? Sparita anche quella? Che raviole ci sono? Sì, ma che gusti, alla bicocca, cioè quali sono? Miste? Ah, vabbè, miste. Bene, oggi si mangia, domani si sbadiglia. Poi ti faccio vedere il giardino, domani. Ok. È stata una giornata faticosa già stamattina, dalle 6:30. Anche la Giulia era già stanca.
stamattina alle 3:30? Mandami anche la tua foto. C'è già il video, ma non la vedi. Te l'ho messo anche su Facebook. Poi c'è anche la Jacqueline, ti ho messo. Insomma. Bravo. Vedo che non guardi fino alle mie pagine su Facebook. Insomma. Poi devi mettere mi piace. Se no, okay. Perdi le trasmissioni, perdi quello che io scrivo di importante. Però lo devi fare tutti i giorni, perché insomma, se non mi aiutate, chiudiamo tutto. Io te lo dico così. Va bene, guarderò più. Ma anche i tuoi amici, i fan, cantanti, sono tutti spariti. Cioè, io non capisco se Facebook, non ho idea. Una piattaforma nostra è saltata. C'è Lambrusco, è saltato tutto. Adesso dopo manderò a lunedì notte una mail in America e gli spiego come devono fare. Un bambino di 14 anni, un teenager, lo sa. Fare un reset in piattaforma in computer. Siamo all'asilo. All'asilo nido infantile, va bene? Nessuno ha più voglia di lavorare, io non lo so. Il tuo marito è un angelo. Come fa con quei trasportatori che a volte lavorano un po' così, Lo faranno arrabbiare, Cosa dire? Me lo immagino. Lui è diverso, perché lui è responsabile di... Appunto che lo fanno arrabbiare, sono convinto. Però lui è molto dolce, sempre questo sorriso. Però prima o poi... Allora, attenzione, dal 31 agosto arriva Cristiana Televisione Italiana, una cosa CTC, sul digitale terrestre in tutta Italia, su 248, preparati, E questo chi sarebbe? Non lo so, non ho idea. Infatti c'era l'amica, la Lorenza, prima che ho messo giù, deve fare le ricerche perché stiamo facendo i controlli, cosa faceva la Catarbia, il ministro della giustizia, eccetera, e ci abbiamo capito poco e nulla. Però ha lavorato per la Bocconi anche, giurista, insomma. Non è l'ultima arrivata, però adesso vediamo se fa quello che deve fare per la magistratura, la giustizia, è tutto da rivedere, non solo la Costituzione. Sai che dico? Che non andiamo più a votare nessuno, va bene? Rosso, verde, blu, giallo, bianco, ci sono già rotte le scatole, va bene? Sì. Vai a letto, Maurizio. No, prima mangio. No, scusa. Sì. Certo, poi rispondo alle mail... Poi alle 2:30, alle 3 vado a letto, così alle 5:30 mi alzo, 5:30, 5:40, Ma ci bastano queste ore per dormire? Ah, per forza, non c'è alternativa. Poi domani devo fare due dirette, ne devo fare una a Bologna, e poi dov'è che devo andare? A Sasso Marconi, a Villa Grifone, dove poi il regno di Guglielmo Marconi, chi ha delle news... Per Aruba, che ti dicevo che mi hanno fatto arrabbiare, allora facciamo una diretta su questo. Poi dobbiamo parlare del problema degli anziani, la disabilità, sulle pensioni, tutte queste cose qua. Ma poi forse ti telefono se ho tempo. Ma. Ok. Va bene. Intanto. Vado a mangiare, buonanotte, good night. Ciao, ti dà la buonanotte anche la Jacqueline che sta finendo di fare le raviole. Saluta la Maria Grazia. Oh. Saluta. Buonanotte. Buonanotte Jacqueline. Ci sentiamo domani. Va bene, speriamo. Ok. Ciao, un bacione. Va bene, anche a te, ciao. Speriamo. È tutta una speranza qui, come ministro della salute, speranza. Ok. Ma sarà allora, molto complesso, per 3 anni sarà molto dura, come dicevamo anche la mia amica un quarto d'ora fa.